Ogni cellula del corpo è programmata per la salute. Ma perché dovrebbe causare un disturbo? Il problema viene generato dall'interno. Quindi per trovare accesso a questo, molti passi devono essere fatti. I disturbi umani sono di due tipi diversi. Ci sono le malattie infettive e i disturbi cronici. Le malattie infettive accadono al corpo perché un organismo esterno invade il sistema e causa certi problemi, che devono essere trattati con i farmaci. Ma il disturbo cronico, ciò che significa è che il nostro stesso corpo sta creando il problema. La malattia viene prodotta nel sistema. È risaputo che ogni cellula del corpo è programmata per la salute. Ma perché dovrebbe causare un disturbo? Qualcosa di molto fondamentale si è sbilanciato. O c'è un certo livello di incomprensione all'interno del sistema stesso, che invece di creare salute, sta creando cattiva salute. E potremmo incubare questo malinteso in così tanti modi diversi. Quando dico incomprensione, non incomprensione o comprensione della tua mente. A livello cellulare, a livello elementare, c'è un malinteso. Quindi, queste cose possono essere alterate semplicemente portando un certo equilibrio nel sistema, attivando un certo livello di energia interiore e accedendo alla dimensione più profonda di chi sei, che è il creatore stesso di questo corpo. Il creatore stesso di questo corpo è dentro di te. Quando è così, se c'è da fare un lavoro di riparazione su questo corpo, dovresti andare dal fabbricante o dal meccanico locale. Siccome il problema viene generato dall'interno, è molto importante che una soluzione interna venga trovata per questo. Il processo di ingegneria interiore riguarda proprio questo, che tu trovi accesso a questa dimensione più profonda di intelligenza e competenza dentro di noi, che è capace di generare questo corpo, creare questo corpo. Da che tipo di materiale? Se mangi un pezzo di pane, diventa sistema umano in poche ore. Quindi c'è questa dimensione di intelligenza e di competenza all'interno di questo. Se solo vi trovi accesso, la salute non sarà affatto qualcosa contro cui devi combattere. Quindi per trovare accesso a questo, molti passi devono essere fatti. Il passo più semplice che uno deve fare è di diventare aperto alla possibilità, innanzitutto. Pensare e capire che, per tutti i problemi che ho, c'è una causa esterna e c'è una soluzione esterna. È un modo molto sciocco di affrontare l'intero processo. Per disturbi cronici come diabete, ipertensione, disturbi cardiaci, asma, allergie, obesità, disturbi alimentari e altri di questo tipo, che sono tutti essenzialmente generati dall'interno. Tutte queste cose possono essere soppresse dall'interno, se solo siamo disposti a prestare un certo livello di attenzione alla dimensione più profonda di chi siamo. Ingegneria interiore è un potente processo per approcciare il nucleo interiore di chi sei, in un modo scientifico. E questo è decisamente un modo per creare una vita sana.